Fortuna tutto arriva nel 300 ed è un'invenzione che cambierà tutti gli armamenti e le strategie militari dei secoli seguenti. L'invenzione è quella della polvere da sparo. Noi ora ci troviamo in un luogo molto particolare. È il Museo Storico Nazionale dell'Artiglieria qui a Torino. Custodisce oltre 11.000 reperti e solo in questa sala ci sono 80 cannoni di varie epoche, di vario calibro, ma tutti si sono basati sullo stesso principio, un principio che hanno inventato tradizionalmente perlomeno i cinesi, anche se sembra che in realtà molte altre culture abbiano inventato la polvere da sparo in modo indipendente. I cinesi lo usavano a scopo pacifico per fare fuochi d'artificio. In Europa, invece, quando è arrivata questa invenzione, si facevano tuonare i cannoni nelle battaglie. Pochi sanno però che in casa noi spesso abbiamo l'ingrediente di base della polvere da sparo, che è il salnitro. Se avete una cantina con i mattoni esposti, vedrete che su queste pareti si formano spesso delle macchie bianche, una specie di muffa di lanugine biancastra. Non è qualcosa di organico, ma sono dei cristalli che si formano a base di ossigeno, zolfo, potassio, eccetera. Quello è il salnitro. Solo che il salnitro da solo non prende fuoco. Bisogna aggiungersi altri ingredienti, un po' come in cucina. Il carbone, lo zolfo, eccetera. E tutto poi viene pestato dentro a dei mortai, lo si è fatto per secoli, e si ottiene la polvere nera. Polvere nera che però da sola non prende fuoco. Bisogna darle del calore con una miccia o anche basta un fiammifero. In questo modo, si darà temperatura a questo sistema e avverrà una reazione chimica violentissima e rapida, basata su un rapido movimento di elettroni che cederanno calore e luce all'ambiente. Nel cannone l'espansione del gas crea una deflagrazione che si trasforma in una spinta in grado di far partire il proiettile situato al suo interno. Ma se questa espansione avviene in un contenitore completamente chiuso, crea un'esplosione in grado di far volare in pezzi il contenitore e questo si trasforma in una bomba. Fin dalla metà del XIV secolo, la comparsa e lo sviluppo dell'artiglieria trasformano le concezioni militari di strateghi e combattenti. Una delle prime armi da fuoco portatili del 1350 è la bombardella manesca ad avancarica, una semplice canna di ferro forgiato montata su un affusto di legno denominato teniere. Ma i metodi di lavorazione e i materiali utilizzati nel Medioevo sono rudimentali. Si caricano i cannoni dalla bocca, introducendo la polvere, lo stoppaccio e la palla. La forza di penetrazione dei proiettili dipendeva dalla potenza di impatto. Bisogna attendere a lungo prima che l'artiglieria raggiunga la precisione e l'efficacia delle macchine d'assedio tradizionali. Nella sua prima fase, tra il 1350 e il 1450, chiamata periodo del cannone portatile, lo sviluppo dell'artiglieria sembra aver seguito un'evoluzione identica in tutta Europa. Fuoco! Dopo il 1450 l'avvenire appartiene ai cannoni di bronzo. Il metallo fuso permette di ottenere uno spessore costante, un grande vantaggio rispetto al ferro forgiato, perché la resistenza all'esplosione è uniforme in ogni punto e i rischi di scoppio sono più rari. Anche Leonardo da Vinci, alla fine del 1400, contribuì alla storia dell'artiglieria, disegnando nuovi strumenti di guerra come l'organo a canne, che vediamo qui in una ricostruzione ideale, una specie di mitragliera realizzata con una serie di bocche da fuoco di piccolo calibro, dette scoppietti. Un dispositivo a vite permetteva di regolare l'alzo del pezzo, la disposizione a ventaglio ampliava il campo di tiro. L'arma, grazie alle sue modeste dimensioni, era idonea a spostamenti veloci. Sul piano tecnico si cerca di aumentare la portata e la forza di penetrazione dei proiettili, migliorare la precisione del tiro, accelerare la cadenza dei colpi e la mobilità dei mezzi attraverso gli ordini impartiti dai capi pezzo.
L'impiego di diversi accessori come il calibro o il quadrante si generalizza. Il calibro serviva a misurare le palle, con il quadrante si determinava la traiettoria e l'angolo di tiro. Squadra! Basta! È l'effetto psicologico dell'artiglieria, il vero nuovo elemento nell'evoluzione della guerra. Trasforma il morale e la mentalità del soldato, che non riesce più a immaginare una battaglia senza il brontolio del cannone, senza la preparazione dell'artiglieria, e rifiuta di andare all'attacco se questo appoggio gli viene a mancare.